italiane, care amiche e cari amici, stiamo preparando un discorso per tutta la nazione d'Italia e per il mondo, e fino al pianeta Marte e oltre. E finalmente questo discorso è arrivato, siamo a fine anno, quasi a fine anno, e finalmente ci vuole un discorso serio, ci vuole un discorso sincero, ci vuole un discorso lavorativo, per il lavoro, perché la prima legge costituzionale che dice in Italia è il lavoro, e noi ci stiamo impegnando per darvi lavoro, che la gente non ne può più di stare a casa senza fare niente, senza stare a casa senza denaro. E come anche la moglie è disperata e i figli li vuole uccidere, e questo a causa che manca il lavoro, e questo denaro che ci vuole tramite il lavoro, noi ci stiamo impegnando per voi, per tutta l'Italia, perché non si può andare avanti così che manca il lavoro quando siamo in Europa. Siamo entrati in Europa, ma ci dobbiamo rimanere, dobbiamo avere il coraggio di rimanere, ma così senza lavoro l'euro che va male, così non ci resteremo, ne usciremo con la camicia sola, senza niente, con le ossa rotte. Invece noi dobbiamo onorare l'Italia, dobbiamo onorare quando c'era disciplina, quando c'era ordine, dobbiamo essere forti, uniti, uno per tutti e tutti per uno, come ha detto Dio. Ci vuole ora, quindi, io vi dico, di, per intanto, visto che c'è il discorso, che siamo quasi a fine anno, di essere finalmente sereni, di trovare una serenità mentale, di concentrarsi, di dire io ho voglia di lavorare, io voglio lavorare, voglio creare lavoro, e dirlo nelle strade, fare un po' di come si dice, sciopere, manifestazione, non global, come questa parola che ci vuole pure, comunque mandiamola via, noi vogliamo lavoro, lavoro e onestà, disciplina, la voglia di formare una famiglia, quello che manca, perché in Italia ci vuole la produzione umana, che ce n'è poca, lavoro ci vuole, santo Dio! E allora, io ora vi porto i messaggi di fine anno, di Capodanno e tutto. Allora, sperando che il 2003 sia migliore per tutti, senza levare cannuggio. Di poca manca su cavallo, la gente è disperata. Di poca manca questa sicurezza di vivere, la gente è disperata. Quindi noi annunciamo un fine anno, un anno migliore a tutti. Iniziamo un anno stupendo per tutti, un anno che i figli si ci deve imparare come si vive, come si deve crescere, che si ci deve imparare, che si deve crescere più sereni, non tutti nervosi come noi che siamo nervosi, ed è sbagliato, perché i figli, vedendo i genitori nervosi, se ne vanno di conseguenza, e non può essere questo avvenimento. Messaggio al sindaco di Agrigento, che l'acqua manca la spazzatura è dovunque, non c'è pulizia nelle strade, questi ciuchi che ci sono nei marciapiedi, i sigaretti che stanno in terra, gli uffici personali quando si fanno giù, un semaforo campazzisci, se può cacciare l'euro un pazzo, un sindaco semaforo vedere, non è, è assurdo questo, pure loro sono impazziti con l'euro, stanno impazzendo tutti, noi dobbiamo essere italiani, agrigentini, puliti, onesti, dobbiamo dare lavoro. Ad Agrigento c'è lavoro per tutti, incrementare il turismo. Sindaco, date una svegliata, cerca di far incrementare questo turismo a San Leone, nella Valle dei Templi e nei dintorni. Ora parliamo per il presidente della provincia, che ha promesso di fare l'aeroporto, e invece vola su Luigi, non ci siamo assitati. E non è che è giusto che mangia su Luigi e posa fuca, non andiamo a volare, vedete. Un è l'aeroporto, signor presidente della provincia, e io capito un aereo, lei un aereo manco, che ne andava a passare, che andava l'aereo pinzandolo, non lo dobbiamo pensare, si deve costruire perché l'aeroporto porta denaro, lavoro, turismo,
la gente è più voglia di vivere, di lavorare, è meglio, arriva a casa più contenta perché poi gira il lavoro e quindi gira il denaro, le banche stanno meglio, stanno tutti meglio, non che con questo euro stiamo diventando, essendo aeroporto, stiamo diventando cretini. L'autostrada, Agrigento Palermo, che ci sono un mare di morti e non ce ne può più, ci vuole l'autostrada fatta giusta. Arrisvigliamone, andiamo a risvegliare tutti, e bevimo pure un poco d'acqua, che l'acqua fa risvegliare. Scusatemi che bevo a tutta la nazione d'Italia, chiedo scusa che bevo. Grazie a tutta la nazione d'Italia che ho bevuto il mondo e oltre il pianeta Marte, oltre. Ora parliamo del presidente della regione che anche lui ha detto che aveva un programma scritto per tutta la Sicilia di dire noi miglioriamo la Sicilia. Lui ha detto di migliorare Agrigento, ha detto di portarla in alto, farla decollare, e invece affunna petita Agrigento, non si smuove una foglia, la gente è scontenta, quindi lui è di Raffadale, non è che può pensare solo per Raffadale, deve pensare per Agrigento, provincia e dintorni, perché è la migliore terra del mondo, la invidiano tutti, però siamo senza cervelli. Siamo senza cervelli, vi dovete mettere in testa a dare sviluppo a questa Agrigento e provincia, a dare sveglia, la gioventù è depressa, si vede nel viso, non hanno coraggio, sono morti, fateli svegliare a questi giovani, facendosi capire che c'è il lavoro, visto che siamo europei, fateci diventare europei, mondiali, oltre il mondo, oltre Narcide come fa Dio. Cerchiamo di seguire a Dio, di fare le cose giuste, genuini, onesti e puliti, che manca la verità, tutti con la bugia, se ti viu ti opu, se ti viu ti arrobu, non si può fare più. Ora parliamo per Berlusconi. Mister Berlusconi, noi ti diciamo, tutta Italia e oltre, che ti devi impegnare di più. Perché siamo stufi di sentire chiacchiere. Tu, tramite la Sicilia sei andato in onda, tramite la Sicilia hai pure la frequenza della televisione, i voti l'hai preso tutti qui, mutammo tutti e talmente li mutammo che ne struppiamo pizia e tu unissi una gamma, un nusanetri, manco isso sa fare, manco vedi cosa fare, tu per la Sicilia ci devi pensare ed è urgente, perché se non ci pensi per la Sicilia la gente è impazzita. Non si può stare senza lavoro, ci vuole lavoro subito, subito, e onestà. Ora parliamo per un altro discorso, per questa guerra che c'è di Saddam Hussein, Bush, Saddam Hussein.